Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un'altra live, io sono Franci e oggi siamo su Clash Royale. Oggi, come tutti i giorni in live, la maggior parte dei giorni faremo la war insieme, la inizieremo. E direi che per partire, cioè finiamo questa tra 50 secondi, siamo arrivati primi. E vabbè dai, aspettiamo un attimo. Tanto. Allora, dovremmo. Adesso arrivo subito a leggere i commenti, 2 secondi e ci sono. Ok, eccomi, leggiamo i commenti. Allora. Ciao Stresi, conosci 2Pac? No, non lo conosco, mi dispiace. Intanto ci prendiamo le 112. Davvero? Non ho capito che è scritto, forse è sbagliato. Intanto prendiamoci, cerchiamo di prendere un gettone oltre all'oro. Dacci un gettone oro. Non fa mai male. Posizione, prima posizione. Adesso prima di startarla mi sa che dobbiamo spellere un po' di gente che se ne occuperà Ale, che è l'aereo. E vabbè dai, nel mentre aspettiamo. Adesso andate, ho detto un attimo, arrivo subito. Ah, ero andato a prendere il PC per leggere la chat. Ok, abbiamo già startato la war, statuale. È andato a prendere il PC per leggere la chat. Per non fare sempre così per leggere. Aspetta, io no. Allora, direi che noi possiamo partire vivamente con mazzi classici. E speriamo di trovare un bel deck. Ok. Golem. Io col golem, soprattutto se uno mi parte subito così. Avrò sbagliato un paio di cosette, ma io il golem non lo so usare, quindi ingiustificato. Poi li facciamo hit. Buono. Ci può stare. Qua potevano giocare solo questo, sinceramente. Allora qua lui ci andrà a far fuori il golem. Ok, l'importante è che già che ci è arrivata torre, sarebbe stato bello far fuori subito quel draghetto. Il draghetto, vabbè, tanto. Ok, no. Qua potremmo subire leggermente, eh. Anzi, non potremmo, subiamo. Subiamo la torre, troppo. Aia. Ci dobbiamo rifare nel per due. Ciao Ale. Qui stiamo andando malissimo. Il golem proprio odio totale. Allora, intanto ti volevo fare anche mod. Ciao Nick. Lui qua ci fa torre. Ce l'ha fatta. Cavolo. Se
serve la fulmine non più presto. E abbiamo perso la partita. GG per noi. No, c'è anche Mario e un altro ragazzo che è Nicolas Kid. Abbiamo perso il game. Siamo scarsi. Mamma mia, l'abbiamo perso, che vergogna. Abbiamo perso. GG per l'avversario. Non gioco più, vabbè, sì, infatti. Allora, sto ridroppando in questo momento, è impossibile con questo pack, ho visto. Ma è il pack, non ci può fare niente. Poi c'è Nick. Ah, se Nick deve andare. Ok. Entrando giusto per dare un'occhiata. Grande Nick, dai che spacchiamo tutto. Ok. Frecce. Spiritelli. Terra infernale. Pecca. Pistole, il pecca o un manga mai. E la tronco, dai, ci può stare la tronco. Partiamo già bene, dai. Direi che... ci vediamo, ciao Nick. Adesso... mi fai vedere i commenti se non clicchi i messaggi. Li sto vedendo dal PC. Ho la live dal PC, quindi li leggo da lì. Intanto aspettiamo Fabio intanto. Vediamo anche la sua partita. Sta in grande vantaggio. Cioè, no, adesso non troppo. No, sì, dai. Sta messo bene. Peccato per il cerbottaniere. Fabio, mio cugino, veramente Ale? Di giù. Qua Coli non dovrebbe arrivare a torre se lo stimano così sempre. Che è una cosa buonissima. GG per te. Qua bella giocata a veleno. Allora, tutte quelle zappi sotto. Oddio. Sono illegali. Cioè, one shotano subito tutto. Qua direi che fa male. Sta la grande vincendo. Mi servirebbero altri zappi. Sta in vantaggio di Risir. Ne sta perdendo troppo. Qua ci sarebbe... boh, non saprei cosa... non ho scherzo il tempo. Però aspettate, mettiamo anche qui. Ah, l'hai visto comunque gli upgrade che ho fatto al deck? Dopo se non li hai visti te li faccio vedere un attimo. Qua subisce. Per addirittura torre qua. Se no difende infatti. So, se da un hit col gigante non l'ha dato. Non credo possa vincere. Ha perso. Peccato. Ha giocato male alla fine, però vabbè, dai. Ci sta comunque. All'inizio si sta calando. Ma ci prendiamo un po' di carte. Ma ci classi, ce la facciamo noi. Sperando di trovare il mio deck. Quello che uso di solito. Così
Beh, ma gioco seriamente. Ok, carino il deck. Un domatore ci può stare. Un hit, due hit. Allora, mo ho usato la torre infernale per il semplice motivo che non voglio sprecare troppo di Sir Golem. Mannaccia a lui. È dura. È che lui mo è a corto tipo troppo di Elisir. Quindi noi mo gli spacchiamo la faccia, in poche parole. Ha sbagliato a giocare, quindi non ci abbiamo adesso niente per contrastare sto golem, ma puoi dire che ci fa male, troppo male. Guardate quel boschiolo quanto è forte. Dovremmo tenerci la torre infernale. Lui ha giocato proprio perché io ho messo la torre infernale. Però in teoria mo ho messo il boscaiolo, quindi sprecare una fulmine così, mamma mia. Per ora ciclo. Ma siamo pronti. Qua difesa top. Mi sa che non ci stiamo tenendo. Perfetto. Ma perché non sa farle tornado sto ragazzo? Noi le abbiamo preso torre, adesso lui semplicemente non riuscirà a farcela. Detto, forse sì. Beh, se cicla ce la fa comunque, dai. Quindi ha sprecato la zap, però non ce la facciamo. No, non ce la facciamo, peccato. Se ci riuscivamo così. Alex, sei ancora in chat comunque? Con la zap ci dà un fastidio che non immaginate neanche. Sì, ok. Cioè, guarda che mamma mia. Beh, la lascio. Allora, comunque ho scoperto una cosa, Ale, che io quando gioco in live gioco male. Quindi mi sa che le urla le farò off perché gioco male. Allora, se non vinco neanche l'ultima, la war vera in cui aspetta che mi si è buggata tutta la live. Ok, sto dicendo la war vera, cioè l'attacco definitivo, lo farò off. Adesso aspettiamo Treva, nel mentre ci dà un'altra modalità. Non è la collezione, chi è il principe? L'ho visto. Guarda, per lui facciamo pure le motte. Comunque qua c'è Treva che sta perdendo. Alla grande. Ma non tirarmi quella bombardiera lì. Ha sprecato, cioè, boh. A parte che col mastino ci sta male, ma qui l'ha giocata male. Deve aspettare che si distruggesse la bombardiera. Però forse ha vinto. No. Ok.
E invece l'ha vinta GG. Vediamo che altre modalità ci sono. Perfetto. E però, comunque pensavo Star Wars scorsa. Sì, avevano solo. Vuol dire. Cioè. Sì, comunque il principe. Non ho visto che deck ho. Deck di Fizz? Oh, ma ci divertiamo col deck di Fizz. Dimmi che c'ho il doppi principi. Se c'ho i doppi principi a sto qua lo spiano. Ma proprio letteralmente. Madonna, gli spacco la faccia. Allora, lui c'ha un deck, devo dire, fastidioso. Ho sprecato un minatore, ma non volevo subire hit. Comunque non c'ho il doppio principe, c'ho un gigante normale. Qua mi tengo il ritiro al momento. Non deve arrivare, infatti. Lui. Boscaiolo. Al mio deck, sto ragazzi. E beh, allora non dobbiamo buttare troppa roba così. Non ho preso, peccato il coso. Questo deck sta usando fortissimo un aiuto di inglese, ci ha fatto 7000 da livello 12. Questo? Beh, allora, contando che l'avversario c'ha la mongonfiera, perché lo riconosco al mio deck, almeno per le carte che ha giocato ora, sì. No, cioè non può essere il mio deck. Non può essere altro che il mio deck. Comunque, Gigi, se ci ha fatto quelle coppe là, un sacco forte. Qui. Aia. Qui ci ha fatto la solita giocata, ma si fa anche la torre? No, dai, ma no, ma che sfiga. Allora, lui qui ha sbagliato alla grande. Principe che ci dà un hit. Qua spianato. Spianato veramente. E vabbè, per quello che lui possa fare ho vinto la partita. Allora aspetta. Comunque se cerchi su YouTube 7000 da livello 12 ti dovrebbe uscire. Allora dopo lo cerco, dai. Spiritelli, frecce buone. Stregone, sì, ci può stare. Questi sono per te, Ale. 13 principi. E vabbè, dai. Speriamo l'ultima carta, un'altra leggendaria. Se ci dà il boscaiolo ci va a fortuna. Drago infernale. Vabbè, ce l'abbiamo al 10, quindi possiamo usarlo al 10, vero? Sì. E comunque, Ale, sto ragazzo qua che sto aspettando ora, lui è una bestia. Non faccio anche il lavoro, ok. Comunque ti sto dicendo che sto ragazzo, bimbo capocchia, dovrebbe stare in accademia. Cioè lui era in accademia però è entrato nel clan. Può restare o glielo dobbiamo dire? Qua. Bella wasabi. Dovrebbe avere l'update.
bimbo capocchia? No. Non so che becca abbia, ma vabbè. Comunque, se vi piace la live, lasciate un bel like e fate un'iscrizione. Come va Wasabi? Lo so perché abbandono il film, devo aspettare che scrivere perché... Ah, ok. Qua ho perso torre. L'ha giocata male. Per me il pescatore per ora è abbastanza inutile, non è troppo forte. Sì, lo so, dopo passo. Drake è mito. Ok, qua ha perso la partita. Probabilmente. Sì, sì, è di Clash Royale. Si è moderato nel suo canale, veramente? Io invece sono moderatore nei Nova Brothers. Qua non può fare niente, comunque la partita è persa e vabbè dai. Ah sì, tu certo... lo so. Mi capocchio in accademia. Lui è andato in accademia. Sì, sì, no, sì. Beh, certe volte è abbastanza. Oh, tipo 4 euro live. Nei live in cui dono. Se lo meritano, eh sì. Sono bravi e poi fanno contenti tutti. Comunque... Ok. Ok, dai, vi ho detto. Anzi, poi, visto che forse Mario si arrabbia... Ok, dai. Prego. Va bene, va bene. Comunque ha perso la partita. Io sono a 6216 copie record. Allora, GG intanto. E Alessandro Mancini, che è il capo del clan, ha record 6005. Vedi? No, aspetta, ecco. 6505 e GG per lui. E sta usando anche un deck senza weak condition, quindi GG. Ok. Tanto vediamo le carte della war. Allora, potrei metterla tronco. Ma visto che ce l'ho al 9, allora visto, sto dicendo, visto che la war, tu quanto sei francese? Cioè, io sono in record ore, sono a 4868, ma cioè ho iniziato a scalare sta season, vedi, le altre stagioni ho fatto le 4100, ma perché stavo sotto le 4000. Grazie. Che poi alle 4.600 sono arrivato dal livello 9 e poi mi sono potenziato dopo con un sacco di oro. Deck questo. Deck di Bacce, che ha portato Bacce. E direi che mi piace un sacco. Sì. Comunque sto dicendo... Vabbè, io l'ho visto da Bacce, però probabilmente può usare anche Pompeo. Okay. Comunque sto dicendo che avendo il barile barbarico all'11 e la tronco solo al 9, pensavo di mettere il barile barbarico per ora anziché la tronco. Poi dimmi se anche no, super, gli ho detto io di usarlo. E poi ci ho fatto anche 9-3 su Grandiosa con il mio deck
deck che gli ho detto io, cioè non è il mio ma gli ho detto io di provarlo. E poi ha perso le 3 partite perché non gli andava la wifi, se vedi anche quella live là. Comunque sto dicendo anche, la tronco non la metto. Il gioco a collezione, va bene, adesso ti aspetto 2 secondi. Per ora metto la gang. La gang quanto ce l'ho? La gang ce l'ho all'8, quindi no. Vabbè, dopo la cambio. E direi che le frecce possono servire. Comunque, però c'è treva. Non sei abbonato di Drake? No, dopo però semmai mi abbono. Due sudden death. Dai, la faccio con te. Facciamo nel canale, mi sono messo il pack apposta, creato da me. Questo deck l'ho creato io. Distraiamo un po' il tutto qua. Allora qua direi che sta andando alla grande. A me basta mettere una fulmine, lui mette la fireball. E abbiamo vinto la partita. Allora, aspetta che leggo... Intanto abbasso un po' il volume. A mezzanotte live... Sì, ho visto le storie. Live di Drake. Ti vedo i numeri se non lo conosci. Comunque, abbiamo spaccato in sta partita. Abbiamo devastati. Dai, però... Però metto un po' di carte, poi vi vedo. Ok, il deck sbagliato. E io mi sono messo invece apposta a sto pack. Perché l'ho fatto ieri, ci ho vinto un paio di partite nella classica. Comunque direi che... Apriamo sto bolozzo, Barber Sceltino, non li uso mai, infatti ne ho pochi. Non c'è rischifo. Più o meno. Non è stato top. Gioco l'altra. Ok. Se vuoi fare un'altra 2v2 a me va bene. Sempre in sudden death, magari. Dai, andiamo sempre noi. Almeno, oltre che commentare, giochiamo anche. Qua sbaglierò. Lago elettrico. Gran cava tutta la vita. Loro c'hanno gang. Ok, io c'ho un po' roba costosa, eh. Quindi ok. Un hit buono. Però io qua adesso, cioè in questo momento, che li faccio? Allora qui quello lì se ne va, non dà neanche l'hit top. Qua non pensavo di usare altro di Sir. Qua li ho buttati. Qua spreco un po' di elisir, ma
fatto una bella giocata. Qua se riesci a difendermi tu col pescatore mi fai un piacere, ma non ce l'hai fatta, mi dispiace. Vabbè, Ale. Mi devi aiutare. No. Aia. Qua non uso più le sir. Sto andando male. Non c'è neanche bisogno di dirlo. Direi che ora si può provare a fare una giocata del genere. Secondo me ci può stare. Infatti abbiamo fatto male. Poi bombaroli ci hanno fatto male, quindi non ci facciamo prendere subito torre, direi. Lì dovremmo fare, perché lì gioco anche una veleno. Ah, ma non avevo visto il royale. Ciao. Cioè, non città, no, c'è i tati. Questa è straperso. Anzi, no, non è ancora perso. Cioè, in verità sì, tutta la vita. No, non ci possiamo riuscire. Peccato. L'abbiamo giocata male. Molto male. Peccato, peccato. Forse sarebbe stato... Ah no, era strategico, quindi... Altre carte, però siamo ancora a 12, ma vabbè. Comunque il barile barbarico è già al 10, quindi già quello lì è migliore. Cioè, già può arrivare all'11. Qua c'è il sudden death. Potremmo fare... Se la manda Ale... Ha fatto già i tre attacchi Ale? Quanto spammato, vero? Sudden Death la faccio volentieri. Perché col deck pack ha. Che dire. Partiamo aggressivi, direi. Ma loro. Con chi pensano di giocare? Oh. Tira una bella fireball lì. Ah, che bella, guarda lì. Ma si potrebbe mettere male. Direi che è una buona idea pushare anche dall'altra parte. Anche perché peccato. Peccato, peccato davvero. Sbagliata. Rip. Però l'abbiamo vinta. No. Adesso. Ho visto che non era arrivata la vittoria. Ho detto che è successo. Ok, è stata bella. Dai, ci sta. Carina la partita.
Ma vada, ho visto il principe, top. Allora, intanto rimettiamoci il nostro deck nostro. Anche se questo qui è buono, ma non ci abbiamo livellato. Per ora comunque pensavo di mettere... non saprei. Anzi, spiritario non li miglioro. Pensavo di migliorarli, ma alla fine ho deciso di non migliorarli perché... Altro che non mi cambierebbe niente, perché 4.000 di oro non sono tanti. Almeno in base a quelle che ho. Ma poi... Boh, non li userei. Cioè, siamo ancora all'inizio. Abbiamo fatto solo in 6, quindi... Nelle ore più o meno siamo in... 21, vabbè, 25 circa. Ah, 18 eravamo... E vabbè, io esco sempre, ovviamente. Me la guardi come sempre una partita in live? Va bene, dai. Te la guardo. Starta sta partita. Tanto, sempre bello vedere una partita in ladder a quei livelli. C'è anche Fizio che sta a scalà. No, sta a fare qualcos'altro. Ok, allora... Ti aspetto appena la trovi a partita. Vai. Ok, l'ha trovata la partita. Parte. Allora faccio l'emoticon di una principessa pure noi. Allora, parte in svantaggio. Noi la commenteremo la partita. Parte in svantaggio perché è livello 12 con un deck senza recognition. Gigante Royal. Sinceramente avrei difeso io. No, ha fatto bene. Ha fatto un sacco bene. Anche perché ha rotto la torre. E che molli, il problema è difendere. Aia, il drago. Perfetto. Direi che è andata bene. Lui potrebbe andare per le tre quando mette il royale. Non è per due, ovviamente. Stanno perdendo un sacco di risiere entrambi. Qua il tronco ci sta un sacco. Il royale ovviamente un po' mi manca. E metto il principe io con la carica da dietro. Allora, anche il mini deck, il mini deck. Qui... Vabbè, ha perso torre, non ci può far tanto. Sì, itta. Peccato. Lui c'ha una torre ittata. Non dimentichiamolo. Ittata anche parecchio, devo dire. Mi si è per due, mo lui va in svantaggio. Perché inizierà a spammare giganti royale quell'avversario. GG, qua gli buca la torre. È andata bene. Non avrà buttato il draghetto. Certo che è proprio uno spammer, però. Lui potrebbe andare benissimo di roba. Ok, gli va alla grande lui. Ma il principe è di là. Bello che si è girato. Un hit da solo. E guardate quel minatore dall'altra parte che distrugge la torre. Mago di ghiaccio sprecato. Non sprecato, ma vabbè, non ha aiutato. Cioè, non ha fatto niente. Si è sacrificato. La fulmine. Qua.
ha vinto la partita. Zappa ha vinto. GG. GG un sacco. Una bella partita in ladder vinta. Contro un deck che... sì, lui lo counterava abbastanza easy. 5744, dai, ci sta. Carte... quanto spammiale. È bel deck. Comunque, il barile barbarico è un po' indietro, ma si può benissimo portare all'11. Poi, visto che devo mettere carte che c'ho alte... mi servirebbe trovare il boscaiolo oppure queste carte qua, perché sono tutte al 10. Aspetta, metto la zap. Io vado a scolare, ok Nick, buona fortuna. Metto la zap con il mio deck slot 4, perché stanno tutti i pipistrelli. È vero, come puoi vedere anche uso i pipistrelli. Ma dai, faccio una partita. Mi è arrivato intanto un video. Direi 2 su 3 squadre sono perso l'altra, niente. Però dopo devo andare in accademia. Comunque Ale, mo faccio una partita in ladder, perché ci voleva di fare una partita in ladder. E quindi faccio una partita in ladder. Livello 11. No, scusate, volevo dire ci voglia di droppare in ladder, ma non è possibile, tutti i livelli 11. Pure il logbait. Ma cos'è? Lui metterà... se è un vero logbait, metterà... non credo sia un logbait. Non credo sia veramente un logbait. Però se l'ha usato il mago ora, in teoria... qui che li faccio io? Solletico? Scusate. Qua è vivamente il momento di attaccare. Però mi fa troppi danni lui con la Valchiria all'11. Già che gli sto mettendo il moschettiere e tutta la roba. Qua non possiamo far niente se non attaccare. Ma lui c'ha il mago all'11. Credo che lui abbia una tornado. Dai, ci può stare, perché daremo sempre qualche hit. Doppio hit, mamma mia, oh. Lui metterà la fireball, non può non metterla. Gli ho dato lo spot per mettere la fireball, non ci credo. E gli ho fatto avvicinare la Valchiria a torre, mamma mia che sbagli. Gli ho fatto vincere sta partita, ma dai. Adesso ti leggo. Ma Boschel quando l'hai portato all'11 in live prima? Oggi cioè, non prima. Tanta roba all'11. E mai li lascio... sono stupido oggi. Gli lascio la roba per mettere la fireball. Allora, io attacco comunque. Perché se qua riesco a fargli torre... gli faccio torre e gli faccio male. Mi basta un hit. Perfetto. Ma devo registrare 21 secondi. Solo 21 secondi. Non registro mai 21 secondi. Ma dai. Ma non ci voglio credere. Sì, ho portato tutto al 10/11. Anche ora? Per ora. Mannaggia lui. Oh, non è possibile. Night neanche? Ma cos'è oggi?
Oggi le perdiamo tutte. Mamma mia, le perdiamo tutte. Io. Night arriva dopo un secolo, Ma porco Giuda. Oh, sto spammer schifoso. Quanto lo sto odiando. Persa. Mannaggia a lui. Vai, ti guarda, ho perso. Sia lui. E Nick. Non da me. Tanto spammer. Vado a sapere. Ok. Anche il barile. Sì, anche il barile. Sì, ho potenziato anche il golem di ghiaccio al 10 e la palla di neve al 10. Però io non voglio rimanere con un drop. Livello 10, dai. Cioè, chiude una live con un drop. Che. Il bello è che adesso ho praticamente logbait top. Perché noi con logbait gli spacchiamo la faccia. Bello che mi sono strega di là. Quanto sto ridendo. Però noi abbiamo sbagliato comunque. Qua prendiamo hit. Prendiamo. Cioè ci spacca la faccia, no, a noi. Però noi gli abbiamo spaccata di più. Peccato, un moschettiere avrebbe fatto la differenza. Non c'avevo niente per difenderlo. Ma ha fatto per altre volate quelle. Boscaiolo e barile. Barbarico, ovviamente. Che bello, ha sbagliato. E qua si prende hit. Hit sul faccino. Sbaglio pure a parlare, va bene. Qua. Vorresti. Oddio. Qua ci spiano. Però noi l'abbiamo spianato di più. Allora, qua se ci metto il barile a rivale che ti leggo due secondi che mo stiamo in una situazione tragica. Appena giocato, ovviamente. Allora qua probabilmente abbiamo vinto. Dico probabilmente perché non abbiamo vinto. Infatti. Che li faccio qua? Cavolo, mi muore il moschettiere, ho perso la partita. Porco Giuda. Porco Giuda, ho perso pure questa, non ci credo. Dico al di fuori del tuo deck, mi fai vedere un po' il livello delle tue carte, potrei farlo tramite un upstance, ma mi scoccio, ok. Adesso vi faccio vedere. Lo so. Allora, le carte sono queste. Di upgradearle non mi. Di portarle su non mi preoccupo. Questi qua sono i miei livelli. Leggendarie ce le ho basse perché. Cioè ce le ho quasi tutte all'uno perché mi sono concentrato sul boscaiolo. Io ne devo fare un'altra, ladder, cioè. Tutti i drop non è possibile. Livello 10, speriamo che ci mandi buona.
Però se noi non sappiamo cosa ha l'avversario, è difficile batterlo. Spiritello al 9. Ci va più che bene. Carta al 9. Felicissimi. Quello è un problema. Lui attaccherà da quella parte, ovviamente. Grande. Ti stimo, amico. Tower presa. Non ho capito di trovare. Ok. Qua l'abbiamo aperto. Ma c'ha le carte basse sto ragazzo, quindi non penso. Ok, questo è un problema. Ci serve al più presto. No, 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 no. Mannaggia lui. Spacchiamolo subito col boschello all'11. Ok, se hai capito i livelli. Qua top. Giocata dell'anno. Cioè, non ci vuole tanto farla, ma dai. Ci accontentiamo. Qua io potrei andare a chiudermi in difesa. Lui ha sprecato uno di Elisir. Perfetto. Con Robra non sarebbe mai arrivata a torre. E non avrebbe neanche fatto troppo. Abbiamo capito che se io lo attacco, lui non si può difendere. Quindi cosa andiamo a fare ora? Non lo attacchiamo. Ma buttiamolo via quel robo. Qua ci potrebbe leggermente aprire. No. Cioè, ci ha fatto un male. Qua lui si difende così. Quindi abbiamo capito che lui in mano è vuoto. E abbiamo vinto la partita. Perché lui non ci può attaccare ora. Almeno se ci attacca non ci farà mai troppi danni. Noi qui li facciamo pure. No, non li facciamo al secondo torre, ma abbiamo pareggiato. Ok, ci sei Ale? Ti è piaciuta la partita? Cioè, sto che me l'hanno servito sul piatto d'argento, però vabbè dai. Più 29 abbiamo recuperato in teoria. No, non abbiamo recuperato niente. Abbiamo droppato, anzi. Ma ne faccio un'altra per provare a ritornare un po' su. E mi dà il livello 11. Mamma mia. Quando mi trovo solo i livelli 11, mi viene voglia di spaccare qualcosa. Però vabbè. Il moschettiere dovremmo averlo piazzato bene. Che qua possiamo anche azzardarci questa giocata, ma alla qual boscaio li apre la faccia, cioè gli abbiamo aperto letteralmente la faccia. Valchiria tronco buttata, perché lui non sa se c'ho un'orda di scheletri o no. Non ce l'ho, ma non lo sapeva, quindi l'ha buttata. Qua con cosa si andrà a difendere? Barbari. Aia. Top. Non ci ha preso la torre. Grande. Ale, dammi dei consigli su giocate. Per le prossime partite. Vedere cosa potrei fare. Allora qua, se noi riusciamo a farci 9 di Elisir nel tempo giusto, gli apriamo la faccia. Infatti. Io ho detto che gli apriamo la faccia, gli apriamo la faccia, ovviamente. Cioè, non è che fa così, è più forte.
non sia più scarso perché mo perde Torre. Aia, 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 aia. Qua, no, devo difendere. Mamma mia, mi hanno aperto. Mi hanno aperto sti robi. Penso che entrerò nel gruppo, sì, dopo sì. Mannaccia, congelamento. A me basta già far la bomba, tanto sto qua lo spiano. Nel vero senso della parola. Ah, guardate qua quanto lo... Ah, non è arrivata la bomba. Che brutta sta cosa. Adesso gli spacchiamo la faccia. Io. Ritorno indietro, bella Valchiria. Qua lui si metterà... Bella, 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 bella un sacco. Non ci facciamo più fregare. Dovrebbe essere vinto. Cioè. Io ci voglio attaccare di qua però. Non so perché, ma ci voglio attaccare di qua. Non ci arriva la bomba, però ci arriva il moschettiere che apre tutto. Mamma mia! Ne abbiamo missato uno. Questa è vinta un botto. Mamma mia! L'abbiamo aperto. Ok. Ti scrivo su Instagram, va bene? Comunque, leggi i cambi che crei con sto deck. Allora, ok. Io toglierei il boscaiolo, molgonfiere e barile. Tronco miner veleno. Tronco miner veleno. Ci potrebbe stare. È che sai, io lo uso come... Tipo... Aspetta. Lo morgonfiero e il boscaiolo. Allora se metto, cioè dopo diventa un deck con solo minatore per attaccare e mi risulterà difficile scalare perché sarà difficile, quindi non penso. Ah, a me questo deck che usi mi piace proprio tipo sì. Però all'inizio, se il tuo avversario è corto, puoi farli torre anche con un moschettiere col golem di ghiaccio davanti. Allora, io direi di farne un'altra, intanto per arrivare alle 4009, e chi ho battuto io? Beh, più o meno. Non è forte, ma neanche scarso. Poi, questo è scarso. E lui... Lui sembra... No, 4009 non è granché. E poi lui che è quello con cui abbiamo perso all'inizio. E beh, 5003, grazie. Facciamo un'altra. Se la vinciamo siamo alle 4009, poi stacchiamo la live. Livello 10, dai, Ivan. Ivan, ti voglio bene, Ivan. Fammi vincere. Se lui ci attacca con qualcosa di molto forte contro il nostro deck, io... Oh, ma l'ho detto. Qua ci facciamo torre a vicenda. Ai 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 ai. Qua prevedo dolori atroci. Però lui... Oh, che è? Lui ci fa le tre? No, ma dai.
Dovevamo difendere subito, ragazzi. Dovevamo difendere subito. Sì, voglio entrare. Dopo ci mettiamo d'accordo su Insta. Noi dobbiamo fargli le tre. Però se noi partiamo per le tre, lui ci parte per farci le tre anche lui. Ma lui ci metterà di meno col domatore e l'orda. Infatti, sapevo io. No, è persa. È persa un sacco. Già che non ci è arrivato, non abbiamo preso troppe hit. Lui aspetta che io vada col boscaiolo. Ci possiamo provare. Metti sto domatore. Perché non l'ha messo? Ma qua si prende danni. Ma dai, ma perché non l'ha messo? Potremmo vincerla, eh? Se la vinciamo sono felicissima. Perché arrivo alle 4.900. Però lui sa l'esir per 2 ci spacca. Samix TV posso giocare? Va bene. Aspetta un attimo, in che senso però? Abbiamo perso. Dobbiamo fargliele ora, subito. Mamma mia, che partita. Ciao Matteo. Io ho 5 match, un 7 e 17. Buono. GG per te. Io mo ho fatto le 4.900. Datemi... Ditemi com'è stata sta partita. 5.000 di oro. Matteo entra. Mamma mia. Bellissima sta partita, oh. No. Ok, arriveremo più o meno qua alle ricompense. 4.450, un po' più su. 4.900, abbiamo alzato il record. Questo è il mio deck, con cui sono a livello 10, 4.900. Volevo dare un'altra occhiata. Allora qua cambierò. Però non c'ho carte, quindi. C'è un gruppo WhatsApp. Sì, se entri nel nostro clan. Che casino, sì. Mi è molto forte. Beh sì, è forte come clan. Sono super potere. Se ti ricordi. Sempre Love the Nova Brothers. Io mi ricordo di te, Matte. Io sono il mod di Nova, quindi. Ormai conosco tutti, visto a forza di leggere. Fai vedere a Matteo il mio record, i player dentro le ultime war scorse. Allora, il record di Ale, ma è 5.744. Allora, ci vogliono 4.300 coppe, dovrà essere circa livello 10. Poi vedremo. Sul nuovo iscritto, grande Joker. Comunque, il record di Ale è 6.505. Se lo so, ma il mio clan sta lottando per la Lega Leggendaria, ok. Per il clan 4.300, Samix. Ho lasciato like e ho condiviso. Grande, Joker. Ti stimo. Vai a vedere il mio clan, si chiama Laser. Dai, cerchiamolo. Prima di staccare un po' la live, perché siamo qui da un'oretta. Come si chiama? Laser. Ok, questo è il clan 2.544. Eccoti qua, superpotere. Livello 13. Giochi un pack. Mi sa tuo, una versione tua, perché non lo sto incontrando in ladder. Record 5.870, ci sta. War vinte 33. Più di 1000 vittorie. Dai, ci può stare. Ci sta, ci sta. Da livello 13, vabbè, sì, dai. Il team comunque, boh, sì. Ciao Guido Alberto, benvenuto nella live. Beh, il clan è abbastanza forte. Andiamo tutti a vincere la guerra, 7.600 donazioni a settimana. Ma che deck è?
Barba e shorty non li posso dire con la cura poi. Beh, ci possono stare. 500 copie per la Lega Leggenda. Beh, ci sta. Comunque, beh, sì, barba e shorty non ci stanno troppo, ma... Secondo me sai cosa? Nel tuo deck matte ci sono troppe spell. Cioè, se tu ti incontri un mastino non gli puoi fare niente. Nel senso. E siamo in classifica, adesso non lavoro. Ma noi prima, se vuoi vedere anche inizio live dopo quando è finita... Dov'è? Ecco. Questa. La prima, la spettacolare guerra dei Goblin, abbiamo vinto. Contro gente che aveva il clan a 2008. Vabbè, 1600 come noi. E vabbè, clan sopra il 2005. Vedi, contro il mastino ho sempre problemi. Sì. Sì, ci stai un po' male contro il mastino. Anche tu sarò mago già per difendere. Anche te, Ale, lo so. Infatti, se vi incontrate un mastino, dovete puntare le tre, mi sa. Tra poco il mio clan sopra il tuo in coppe. Perché? Quanto stiamo noi? 47.007. Beh, in verità in coppia l'abbiamo già superato. Però si vince contro il mastino sempre di contropiede. Cioè? Aspetta. Comunque il clan l'abbiamo già superato, se è per le coppe. Abbiamo circa 2.000 in più di loro. Beh, comunque, mi sa che una su 5 la vinci contro il mastino. Beh, volevo vedere anche quanto è il record di tacco. Beh, 6.002, dai, ci può stare. Io sono... Aspetta. Una volta ho vinto. Vabbè, GG. Con tre corone, sì. Bisogna puntare le tre, sennò te le fa lui. Abbiamo vinto la guerra tra clan. Sì, ho visto. GG infatti per tutto il clan. Il mio clan sarà molto promettente. Infatti il giorno ci sono praticamente 7 persone attive in ogni momento. Quindi secondo me ci sta. Comunque sono 16esimo ora. Ma essendo a 4.009 passa dovrei essere tipo 14esimo. Sì, sono 14esimo. Dai che nella prossima live puntiamo pure alle 5.000. Nuovo record. Ci può stare. Da quanto finisce la stagione? 14 giorni, 2 settimane e finisce la stagione. Wow, come è passata. Vabbè ragazzi, sta Fizzon. Direi che possiamo lasciarci così nella live. Lasciate un bel like se vi è piaciuta la live, condividetela, iscrivetevi. E che dire, dai, domani ce ne sarà un'altra probabilmente per due settimane per fare 6.006. Cioè, vuoi fare il nuovo record? Beh, tanta roba arrivare alle 6.006, nuova lega. Quant'è lega? 8, 9? Quant'è? 9, sì. 6.006, tanta roba. Però, boh, contando che... Due settimane per fare 6.000. E io ho due settimane per fare 5.003. Cioè, pensando che mi faccio circa 100 coppe al giorno, Ale lo può confermare perché vede le mie live. Ci potrei arrivare in 5-6 giorni, dai. 5.003, allora, innanzitutto è 5.000 alle punto. Poi, se riesco ad arrivare pure alle 5.003, ci può stare, dai. Comunque, Ale, ti sto dicendo che in questo meta... che girano solo pecca, secondo me non ce la fai. Mi dispiace per te, ma non ce la farai. Perché il tuo deck, questo, cioè, ha un pecca, non li puoi fare tanto. Non lo puoi attaccare perché... lo so, Però vabbè, dai. Comunque ringrazio tutti e 5 gli spettatori che stanno guardando la live. Io adesso la chiudo perché devo andare. E ricapitoliamo... Se ti smentisco con le 6.006, vedremo, dai. Comunque, stavo dicendo, ricapitolando cosa abbiamo fatto nella live, abbiamo fatto un nuovo record, ci siamo fatti una 60ina di coppe, va bene Joker.
Poi nella live scorsa, cioè quella di oggi pomeriggio, abbiamo portato su quattro carte, due all'11. No, perché Marco? No, non lo bannare, no. Non lo mettere in timeout. Ok, l'ho sbloccato. No, non lo devi mettere. No, ha fatto niente di male, Joker. Dovrei averti sbloccato? Sì, non dovresti più essere in timeout. Comunque, sto dicendo, ci siamo portati su due carte all'11 e due al 10. Così abbiamo tutto il deck al nostro livello. E che dire, dai. Abbiamo vinto anche la war scorsa. E noi ci vediamo nella live di domani. Spero che questa vi sia piaciuta. Lasciate un bel like, come ho detto prima, se vi è piaciuta la live. Cosa ha detto? Ha scritto un po' di lettere a caso, ma non ha offeso nessuno, non ha fatto niente. Vi consiglio un pack, vai, scrivilo, poi una cosa a caso. Sì, ma Marco non lo devi bannare se scrive una cosa a caso. Cioè, lascio stare. Tanto è stato anche gentile, si è iscritto. Ha lasciato like e ha condiviso, quindi prima di mettere qualcuno, cioè, metti timeout 1 solo se offende, dice parolacce, non così a caso. Lo so Ale, ma vabbè, dai. L'ho sbloccato, quindi mo può scrivere, può fare quello che vuole. E sto dicendo, ci vediamo alla live di domani. E se vi è piaciuta la live, lasciate un bel like. Questi giorni girano solo pecca. Eh già. Vabbè, dai. Spero che voi passiate una bella serata. Adesso vado a farmi una doccia e poi farò un giretto e dai. Bella a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima live.